Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlare della piramide della produttività, ovvero come ottimizzare le nostre giornate per ottenere il migliore output possibile, ovviamente facendo del nostro meglio senza impazzire. Faccio una premessa: le persone in generale cercano sempre le scorciatoie, cercano dei modi facili e dei trucchi, dei tool per ottenere dei risultati fantastici, sconvolgenti. La realtà è che invece i risultati migliori derivano sempre dalle basi, dal fare molto bene pochissime cose. Le basi infatti vengono sempre date per scontate, sembrano troppo semplici e la conseguenza è che le persone le fanno sempre male, cercando invece di ottimizzare i loro risultati utilizzando appunto i trucchi. In questo video invece voglio parlare della piramide della produttività, ovvero la piramide di tutte le basi che dobbiamo padroneggiare per migliorare i nostri output giornalieri. Se è la prima volta che passi di qua, io mi chiamo Simone, all'interno di questo canale Indie Productivity parlo proprio di questi argomenti: strategie di produttività, gestione del tempo e modelli mentali, ovvero principi per prendere migliori decisioni. Se sei appassionato o appassionata di questi argomenti e ti interessano questi temi, ti invito a dare un'occhiata ai contenuti e a iscriverti al canale. Faccio una premessa: ho tratto l'idea di questo video dai contenuti di un imprenditore australiano che parla molto spesso dell'importanza del focus, del rapporto tra input e output e di miglioramento di risultati in generale, e che mi ha fatto riflettere proprio sull'importanza di padroneggiare le basi. L'idea alla base della piramide della produttività è che vogliamo ottimizzare gli output, quindi i risultati che otteniamo, e minimizzare invece gli input. Ora, l'errore che viene fatto più spesso, secondo me, riguarda il concetto di quantità di lavoro. Spesso una quantità infinita di ore al lavoro viene associata con una migliore qualità dell'output. In realtà non è assolutamente così, anzi, spesso lavorare di meno, ma in maniera più concentrata, ci consente di ottenere risultati molto più qualitativi rispetto alla quantità di ore. Ed è per questo che mi trovo spesso in disaccordo con l'approccio che molte società di consulenza o corporate hanno all'utilizzo, quasi allo sfruttamento, della propria forza lavoro. In questa realtà molto spesso si tende a lavorare molte più ore per ottenere verosimilmente più risultati, o comunque per aumentare la percezione del cliente di turno rispetto alla qualità e la quantità del proprio lavoro. Perché questo ragionamento non funziona? Perché all'aumentare delle ore lavorate molto spesso diminuisce proporzionalmente la qualità del lavoro che facciamo. All'interno della piramide della produttività voglio toccare proprio questi argomenti e questi elementi, concentrarmi su quelli che sono, secondo me, i 7 strati fondamentali di questa piramide, appunto, ovvero gli strumenti che possiamo utilizzare per migliorare in maniera significativa i risultati che otteniamo, aumentare la chiarezza mentale, il focus e soprattutto gestire meglio le nostre energie. Sì, perché infatti la produttività ha molto più a che fare con la gestione delle energie piuttosto che con la gestione del proprio tempo, ed è questo un altro degli errori comuni, secondo me, che viene applicato nella maggioranza dei casi. Tendiamo a considerare il tempo necessario a ottenere un risultato piuttosto che considerare invece la quantità di energia necessaria per ottenerlo. Riuscendo a gestire meglio i nostri livelli di energie, possiamo anche diminuire la quantità di tempo necessario a ottenere lo stesso risultato. Cerco di spiegarmi meglio. Possiamo immaginare questa piramide della produttività come una piramide rovesciata, costituita da 7 strati diversi, dove la base sta in cima ed è la più larga e più importante, in sostanza lo strato che mantiene l'equilibrio della piramide stessa. I 7 pilastri sono sonno, dieta, esercizio, ambiente, distrazioni, focus e tools. Andiamo a vederli uno ad uno. Strato numero 1, che è il livello più importante, perché se manca questo, la piramide crolla su se stessa, ed è il sonno. Sembra controintuitivo, ma dormire molto di più aumenta il livello di energie e, sulla base di quello che ci siamo detti prima, avendo più energie avremo bisogno di meno tempo per portare a termine un'attività o per migliorare il nostro output, appunto. Qual è il problema? Che le persone tendono a dormire di meno per fare di più. In realtà molto spesso succede il contrario, ovvero dormiamo di più e riusciamo a fare di più. Io sono la prima vittima di questo paradosso, perché molto spesso ho accorciato le mie notti e il mio sonno pensando di riuscire a chiudere più attività durante la giornata e spesso anche lavorando fino a tarda sera. Parla di questo argomento anche Matthew Walker nel suo libro Why We Sleep, perché dormiamo. E una delle cose che ho imparato leggendo questo libro, tra l'altro super interessante, ti consiglio di leggerlo, riguarda la quantità di sonno di qualità minimo che dovremmo mantenere ogni singola notte, che non dovrebbe essere mai inferiore alle 7 ore di sonno effettivo. C'è una grande differenza tra le ore passate in letto e le ore che passiamo a dormire. In realtà dovremmo
dovremmo ambire a dormire almeno 7 ore al giorno e non a stare 7 ore in letto. Molto spesso infatti tendiamo a confondere le due cose. Secondo strato, dieta. Per moltissimo tempo la mia dieta è sempre stata basata su carboidrati, pasta, pane e quant'altro. Da quando ho cambiato l'approccio agli alimenti, a ciò che mangio, anche il livello di energia e chiarezza mentale è cambiato drasticamente per il meglio. La singola cosa da cui possiamo trarre più beneficio è la diminuzione dell'assunzione di zuccheri e di carboidrati complessi in generale. Dunque, se c'è una cosa che vuoi ottimizzare nella tua dieta per aumentare il tuo livello di energie, è sicuramente eliminare il quanto più possibile tutti gli alimenti a base di zuccheri raffinati, che non fanno altro che aumentare i nostri livelli di insulina e quindi anche causare quei classici appiocchi o crash che subiamo soprattutto dopo pranzo. Avere una dieta sana aiuta ad incrementare i nostri livelli di energia e a stabilizzarli soprattutto, evitando questi picchi. Una cosa che mi aiuta a ottimizzare un sacco la dieta e a migliorare la qualità di ciò che mangio, nel mio caso è per esempio non soltanto cucinare la cena, ma anche cucinare pasti aggiuntivi, come per esempio il pranzo dei giorni della settimana, tutti insieme, in modo tale da risparmiare in qualche modo tempo e soprattutto energia decisionale. Terzo pilastro, quello degli esercizi. È stato provato scientificamente da numerosissime ricerche che fare esercizio fisico ha degli effetti positivi, dei benefici, non soltanto sul nostro stato di salute, che è ovviamente fondamentale, ma anche sulle nostre capacità cognitive. Infatti fare esercizio a corpo libero o anche allenare la propria capacità di respirazione aumenta le nostre capacità cognitive, nel senso che sviluppa dei nuovi percorsi neuronali per cui il nostro tessuto cerebrale si rafforza e si sviluppa. Acquisiamo quindi molta più chiarezza mentale e riusciamo ad essere molto più presenti e focalizzati e concentrati su quello che facciamo durante il giorno. A me piace iniziare la giornata con dell'esercizio fisico, quindi prima di iniziare a lavorare, proprio perché mi dà più energie e sento i benefici sia a livello fisico che a livello mentale. In base alle tue preferenze, al tuo stile di vita e ai tuoi impegni, ti consiglio di considerare l'allenamento mattutino perché ha davvero un sacco di benefici. Altro strato è quello dell'ambiente. Ottimizzare ciò che ci sta intorno è fondamentale perché ad un ambiente più pulito e più organizzato corrisponde anche più chiarezza mentale. So che sembra assurdo, ma prova a mettere in ordine una stanza che è confusa, dove i vestiti sono dappertutto, o prova a rimettere in ordine il tuo tavolo rimuovendo libri, carte o cose che non utilizzi. A livello visivo e mentale ne otterrai dei benefici immediati, perché tutto ti sembrerà più leggero, più in ordine. E non devi essere per forza un maniaco dell'organizzazione per farlo, ma è di sicuro utile. Dacci un'occhiata e prova a vedere se questa attività è utile anche per te. Altri strumenti che utilizzo per ottimizzare l'ambiente intorno a me sono l'utilizzare dei diffusori con oli essenziali, quindi profumano l'ambiente circostante, lavorare in un ambiente con accesso alla luce, quindi con finestre quanto più grandi possibili. La luce infatti ha un impatto molto positivo sul livello delle nostre energie, e circondarmi di piante che hanno numerosi effetti benefici. Quello che è più importante per me è l'effetto visivo, che rende l'ambiente molto più accogliente. Altro strato è quello delle distrazioni. Ne ho già parlato in tantissimi altri video e ti lascio in descrizione i link a cui potrai dare un'occhiata. Le distrazioni sono probabilmente quell'elemento che dobbiamo ottimizzare immediatamente per utilizzare meglio le nostre energie e il nostro tempo. Se impieghiamo infatti le nostre energie sulle cose sbagliate, l'effetto sarà quello di procrastinare. Procrastinare vuol dire continuare a fare le cose sbagliate e non iniziare mai a fare le cose giuste. Ti rimando quindi al video su come rimuovere le distrazioni per dare un'occhiata a quelli che sono i consigli e le attività che secondo me sono più efficaci. Penultimo strato è quello del focus. Il focus o concentrazione non è altro che la conseguenza della rimozione delle distrazioni. Il focus è fondamentale perché più siamo concentrati sulla cosa che stiamo facendo, meno tempo dovremo impiegare per portarla a termine. Sembra di nuovo banale e semplice, ma non lo è affatto. Lavorare in maniera focalizzata è molto più complesso che cedere alle distrazioni. Sono sicuro te ne sarai accorto o accorta quando devi lavorare o cominciare a lavorare il lunedì mattina, per esempio. Per aumentare il focus ci sono due tecniche che almeno su di me hanno un effetto estremamente positivo. La prima tecnica ha a che fare con la legge di Parkinson, di cui abbiamo già parlato, che sostanzialmente dice che il lavoro si espande fino a occupare tutto il tempo disponibile. Quindi, se riusciamo a restringere il tempo dedicato al lavoro, tenderemo a fare molte più cose in un lasso di tempo più corto. Controintuitivo, ma ti assicuro che funziona bene, almeno funziona benissimo per me. Nel momento in cui mi do 3 ore per
completare un'attività utilizzerò tutte le 3 ore, quando invece cerco di restringere il tempo disponibile perché ho magari altri impegni o voglio fare dell'altro e da 3 ore mi do soltanto un'ora, nella maggior parte dei casi riesco a fare tutte le cose che mi sono prefissato, se non di più. La seconda tecnica è una qualche variante della tecnica del pomodoro. Se non sai che cos'è, consiste sostanzialmente nel lavorare un periodo di tempo di 25 minuti e darti poi 5 minuti di pausa e poi continuare il ciclo per almeno 3 volte e alla terza pausa ti dai 15-17 minuti di tempo per appunto rilassarti e recuperare. A mio avviso la finestra di tempo di 25 minuti non sono le più efficaci, nel senso che riesci a chiudere pochissime cose, soprattutto se stai lavorando su un qualcosa di impegnativo che richiede un sacco di energia mentale. Io per esempio preferisco lavorare in cicli da 45-50 minuti e darmi poi 10 minuti di pausa, o addirittura lavorare per 1 ora e mezza e poi darmi qualche minuto in più, perché so che in un lasso di tempo di questo tipo riesco a portare a termine l'80% delle categorie di attività che devo fare durante appunto la mia giornata lavorativa. Ognuno ha un metodo che funziona meglio in base alle proprie condizioni personali, quindi ti invito a fare un test e a vedere cosa funziona meglio per te. E ultimo strato, o meglio la punta della nostra piramide rovesciata, si chiama tools, ovvero strumenti, quelli che sono i trucchi e le tattiche che quasi tutte le persone cercano di padroneggiare per prime per trovare appunto delle scorciatoie ai risultati. Non sono un grande fan dei tools quando vengono utilizzate prima di applicare le basi, ma in realtà la verità è che molti di questi strumenti ci possono essere utili. Ma in questo video voglio accennare alcuni punti fondamentali che secondo me ti possono aiutare a risparmiare un sacco di tempo mentre lavori. Il primo è accelerare la velocità del tuo mouse. Quando lavori sul tuo computer, infatti, hai la possibilità di settare la velocità con cui l'icona del mouse si sposta sullo schermo. Quindi banalmente aumentandola riuscirai a risparmiare un sacco di tempo quando vuoi aprire delle cartelle o documenti appunto sul tuo desktop o sul tuo laptop. Il secondo elemento, quello con cui io personalmente ho più difficoltà, è quello di aumentare la velocità con cui digiti le parole, digiti i tasti, la cosiddetta typing speed in inglese. Ci sono milioni di video che parlano dei trucchi e trucchetti e tecniche per aumentare la tua velocità di typing, e questo ha innumerevoli vantaggi. Ci consente di scrivere email in maniera più rapida, messaggi in maniera più rapida, in generale di spendere molto meno tempo al computer e più tempo invece a pensare. Dopo alcuni problemi tecnici, avevo registrato tutto il video e l'audio non andava, possiamo finirlo. Altro punto, quello degli shortcut, quindi combinazione di tasti che ci consentono di velocizzare il nostro lavoro sul computer. Sicuramente utilizzerai già alcuni shortcut per copiare e incollare informazioni all'interno di documenti, o chiudere o aprire nuove finestre del browser, oppure mandare messaggi in velocità se utilizzi applicazioni di messaggistica come Slack, oppure prendere note al volo se utilizzi Evernote o Notion, oppure ancora aggiungere delle attività, dei task al volo su applicazioni come Things o come Todoist, eccetera eccetera. In questo video non vado ad elencare la lista di tutti gli shortcuts possibili, ma se vuoi dare un'occhiata ti lascerò in descrizione un link ad una lista di shortcut molto interessanti che ti aiuteranno a minimizzare il tempo speso nel passaggio da un'applicazione all'altra. Altro punto, pianificare tutte le attività che dobbiamo fare all'interno del nostro calendario. Ne abbiamo parlato in altri video, ma è fondamentale fare una lista al termine di ogni giornata di tutte le attività che vogliamo portare a termine il giorno seguente. Idealmente vogliamo fare una pianificazione almeno su base settimanale, se non mensile, in modo tale da avere ben chiaro quali sono gli obiettivi che vogliamo portare a termine ogni singolo giorno, ogni singola settimana. Poi ancora, utilizzare un'app come Clockwise o altre mille che esistono sul mercato, che ti consente di automaticamente spostare i meeting e le riunioni all'interno del tuo calendario in sync, quindi sincronizzato con quelli che sono i calendari dei tuoi colleghi o dei tuoi collaboratori. Fare in maniera totalmente indipendente degli slot, dei blocchi di tempo che sono comuni a tutti quanti, e andrà a calcolare senza che tu debba fare nulla qual è il momento migliore per tutti quanti per incontrarsi, in modo tale da consentirti di avere poi dei blocchi di tempo abbastanza lunghi per portare a termine delle attività e dei progetti che richiedono più focus e più concentrazione senza interromperti con riunioni troppo spesso. E poi ovviamente degli strumenti, dei tool imprescindibili che ti consentono di fare una lista delle attività, dei task da portare a termine ogni giorno. Io ho utilizzato in passato principalmente 2 tool, uno è Todoist e il secondo è Things. Il primo, Todoist, è completamente gratuito e ti consente di etichettare tutte le attività in base alle categorie di progetto su cui stai lavorando, e puoi anche suddividerlo in progetti differenti, quelli personali e quelli professionali, ed è molto semplice da utilizzare. L'altro invece è Things, che è
un'app, se non ricordo male, esclusiva per gli utenti iOS, quindi mondo Apple. E il vantaggio principale, secondo me, di questo strumento, di questa app, consiste nel fatto che ha degli shortcut immediati che ti consentono, con una combinazione di tasti, di aggiungere delle attività al volo mentre stai facendo delle altre cose. Supponiamo che tu sia in un meeting, in una riunione con altre persone o con dei clienti, al volo, quando ti vuoi annotare delle azioni da portare a termine in futuro nelle ore seguenti al meeting, potrai semplicemente scriverti una nota e aggiungerla alla tua to-do list in pochi secondi. Poi ancora, altro strumento, fare il cosiddetto task batching, di cui ho già parlato in altri video. Consiste nel cumulare, aggregare, categorizzare attività che fanno parte dello stesso progetto tutte insieme. Il grande vantaggio di fare questa attività è che ti consentirà di portarle a termine in maniera molto più rapida, senza perdere tempo a fare switch, quindi a passare da un'attività all'altra, da un contesto all'altro, e quindi perdere molta più energia mentale, molto più tempo nel cercare di ricordare cosa devi portare a termine per ogni singola attività. Prova a fare un esperimento e guarda le differenze che noterai. Prova a lavorare per 15 minuti soltanto sul progetto A, poi lavorare per 30 minuti sul progetto B e poi lavora altri 15 minuti sul progetto A. In tutto lavorerai per un'ora di tempo. Prova adesso invece a lavorare di seguito per 30 minuti sul progetto A per poi lavorare altri 30 minuti sul progetto B. Quello che noterai molto probabilmente è che il cambiamento di contesto da progetto A a B e poi da B ad A ti farà perdere un sacco di tempo, cosa che non avverrà invece nel secondo caso. Bene, siamo arrivati al termine di questo video. Fammi sapere che ne pensi di queste strategie e di questi strumenti. Quali sono quelle che tu utilizzi nella tua quotidianità e quali sono invece i tuoi consigli per migliorare la tua produttività personale? Se sei appassionato di questi temi, quali la produttività e la gestione del tempo, ti invito a dare un'occhiata al canale e iscriverti se questi argomenti ti interessano. Metti un like a questo video se ti è stato utile e ricordati di condividere nei commenti le tue impressioni. Inoltre, se non li hai ancora visti, ti lascio in descrizione il link ad alcuni video che ti potrebbero essere utili. Uno riguarda come rimuovere le distrazioni e il secondo riguarda 10 tecniche per aumentare la tua concentrazione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!